Stefano Cava, presidente dell'associazione I Ragazzi di San Rocco, per questa ennesima edizione di Teatro in Sala. Ormai siamo alla 20ª edizione, che cosa bolle in pentola? Quest'anno abbiamo cercato di fare qualcosa di particolare, proprio perché è la 20ª edizione, e quindi abbiamo cercato di non limitarci a serate legate prettamente al teatro, ma di aggiungere anche una serata musicale e una serata di illusionismo anche per i più piccoli bambini, diciamo, coinvolgere un po' tutti quanti a 360 gradi. Come compagnie teatrali sono tre compagnie, una da Napoli, una da Bisceglie, un'altra da Caltanissetta, quindi cercando anche di coprire quante più regioni e province possibili. Oltre le due fuori concorso, che sono Noi Ragazzi di San Rocco, le locali Noi come Ragazzi di San Rocco, e Tempo e Memoria, la compagnia di Polla, che ci aiuta anche con altri progetti al di fuori pure di Terenzale, quindi ormai si è creata una partnership fra noi e loro che va oltre ogni attività che facciamo, diciamo. 11 marzo la chiusura dei lavori. Sì, l'11 marzo saranno presenti tre tenori offerti dalla Banca Montepruno, dove verrà pure inaugurato, si spera, il teatro nuovo di Sala Consilina, che è una lotta che abbiamo fatto noi negli anni per avere questa struttura qui a Sala, quindi è una bella soddisfazione.